Ci troviamo all'Enoteca regionale di Pramaggiore, città metropolitana di Venezia, per una serata tipica che riguarda i vini del territorio Lison Pramaggiore, che riguardano i sapori più tipici del territorio del Veneto orientale. Siamo arrivati ormai, Presidente, alla 33esima edizione. Dopo tutti questi anni possiamo fare una sintesi dei risultati e soprattutto vedere anche il futuro? Direi di sì, siamo partiti parecchi anni fa, qualche decennio fa, ovviamente con queste iniziative di valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici del nostro territorio, in particolare ovviamente il vino, ma poi il formaggio montasio, la salumeria e altri prodotti che poi crescono nella nostra zona. E il risultato è sotto gli occhi di tutti ormai, diciamo i vini nostri, i vini DOC Lison Pramaggiore hanno ormai travalicato non solo i confini europei, ma li troviamo in Cina, li troviamo negli Stati Uniti, nel Canada, in Russia, e quindi hanno fatto molta strada e il territorio è cresciuto con loro. Sono cresciute le aziende, sono diventate aziende di grande respiro, molto fortemente meccanizzate ovviamente, e hanno delle cantine, delle sale di degustazione che oggi fanno invidia a molti. Con il territorio è cresciuta anche la produzione, il formaggio montasio per esempio è nato in quest'area, nell'area portoguarese, noi lo abbiamo ripreso, l'abbiamo rilanciato. E attualmente è uno dei DOC, dei formaggi DOC più conosciuti a livello nazionale ma anche europeo. L'iniziativa, la serata, oltre che aver trascorso questo lungo periodo di tempo, lei ha accennato alla penetrazione proprio dei mercati non solo europei del vino, quindi siete riusciti a coniugare l'innovazione con la tradizione, perché qualche minuto fa ho sentito proprio dal banco parlare di Pinot Grigio, un vitigno che stava quasi scomparendo in questi territori, che adesso sta riprendendo proprio una sua forte dignità anche nei mercati esteri, soprattutto perché ha avuto anche un'innovazione piuttosto forte. Sì, questa sera tra l'altro degusteremo proprio il Pinot Grigio in questa serata di degustazione di prodotti tipici dell'area Veneto orientale. Il Pinot Grigio è un vino che giustamente, come diceva lei, era quasi scomparso, però alcune iniziative di carattere regionale hanno fatto sì che riprenda il mercato. Oggi il Pinot Grigio è diventato Pinot Grigio DOC delle Venezie, perché attraverso un accordo fatto non solo con la Regione Veneto ma con il Friuli, il Trentino Alto Adige, ci sarà un'unica denominazione di origine controllata per il Pinot Grigio. Pensiamo a milioni di bottiglie che travalicheranno le Alpi.